Madaus, scontro diretto ad Arbus, la Palma perde 2-1. Il gol finale è arrivato nel recupero, c'è grande rammarico perché avete recuperato una gara che alla fine del primo tempo vi vedeva sotto con una grande punizione. E dopo l'1-0 c'è stato anche quel frangente dove si stava pensando che la Palma potesse anche mettere freccia. Però poi cos'è successo? Perché alla fine sembrava incanalata sul pareggio. No, bah, penso che il risultato più giusto fosse il pareggio, cioè, perché comunque primo tempo secondo me loro hanno fatto qualcosina in più e al secondo tempo noi abbiamo preso campo e abbiamo giocato abbastanza bene. Siamo riusciti a recuperare, quindi abbiamo trovato il pareggio, però dopo vabbè, è stata una palla buttata dentro, è stato bravo il loro giocatore, comunque ci sta, non succede niente, assolutamente. Ecco, la partita è andata come l'avevi preparata o comunque non è facile giocare in questo campo e quindi magari sviluppare il gioco come si vorrebbe? Sì, no, al primo tempo siamo proprio mancati su quello, non abbiamo fatto il solito gioco che stiamo riuscendo a esprimere, quindi un po' ci è mancato proprio il palleggio, queste cose qua, perché comunque il campo non era al massimo, poi di fronte comunque avevamo una squadra forte, cioè siamo proprio alla prima in classifica, giocatori forti, in difesa, organizzati, messi bene in campo, quindi molto più esperti anche di noi. Però ripeto, magari il pareggio era più giusto, però andiamoci, facciamo le ultime 6 partite e vediamo un po' cosa esce fuori. Senti, i tuoi giocatori erano delusi giustamente perché si va in campo per vincere e per non perdere sicuramente, però non dimentichiamo da dove è partito la Palma, non è che vi sta sfuggendo un obiettivo che era stato dichiarato inizio stagione, siete lì con grande orgoglio, con grande forza, con grande merito soprattutto, adesso magari vorrete stare lì e soprattutto non mollare chi sta tentando di fuggire adesso. Ma guarda, noi siamo contenti perché comunque si parlava di big match e noi abbiamo iniziato il campionato per salvarci, quindi se questo era un big match e c'eravamo noi di mezzo vuol dire che ce lo siamo creati solo noi, da zero. Quindi. E quindi ai tuoi ragazzi cosa hai detto, cosa dirai martedì? No, ai miei ragazzi ho dato la mano a tutti quanti, ho detto di tirare sulla testa, che non è successo niente, si va avanti e va benissimo così perché il calcio è anche questo, bisogna stare attenti sino al 97esimo, 98esimo, perché appunto oggi abbiamo preso gol al 96esimo, quindi ci può stare, sta nella crescita, negli step della crescita che ci sono di una squadra giovane che sta iniziando quest'anno a ricostruirsi. Ha perso anche da San Marco, l'Arbus secondo te sta facendo la fuga decisiva? Ah, sicuramente l'Arbus, questa vittoria è molto molto importante perché comunque con la sconfitta anche della San Marco riesce a prendere un po' di spazio, però comunque bisogna sempre stare attenti a tutto, io non do mai nulla per scontato, quindi si va avanti, si fanno le 6 partite, si vede, si tirano le somme alla fine, poi. Per noi va bene, certo. Uguale. Che cosa ti sta piacendo della squadra che è stata ricostruita? Qualche giocatore dell'anno scorso è rimasto. Adesso che siamo a 2/3 inoltrati dal campionato, possiamo anche dire ed esprimere anche un giudizio sui tuoi ragazzi in maniera più compiuta. Ma assolutamente, allora, a me la squadra piace perché è una squadra che oltre naturalmente a divertirsi, tutte queste cose che si dicono, è normale che dietro c'è anche un lavoro tutta la settimana, dal primo giorno che ci siamo incontrati, perché comunque arrivare secondi a questo punto del campionato qualcosa c'è, non può essere per caso sicuramente, quindi io sono felicissimo per i ragazzi perché comunque stanno togliendo fuori forse quello che magari gli altri anni non sono riusciti a dare, può capitare nel calcio, e ragazzi che si stanno togliendo delle soddisfazioni importanti, quindi sono felice per loro, soprattutto per i giovani ma anche per quelli un po' vecchietti che si stanno dando da fare, si stanno rimettendo in gioco, diciamo così, alla grande. Uno stop e si riprende domenica prossima contro? Domenica prossima dobbiamo giocare in casa. Saranno partite difficilissime perché giochiamo col Barissardo, poi c'è il Santeria, andiamo a Santeria e poi giochiamo di nuovo in casa col Quarto 2000. Sono tutte partite difficilissime, forse più difficili di questa. Quindi probabilmente inizio stagione si pensava che quelli erano gli scontri diretti. Assolutamente, assolutamente. Ma infatti noi faremo la nostra partita come al solito. Adesso devo vedere un po' perché sono usciti 2 ragazzi che non stavano benissimo fisicamente. Però sicuramente giocheremo
la partita per arrivare al massimo di quello possibile, come punteggio, come divertimento, come tutto. Morale scalfito o soltanto in questi minuti conclusivi della gara? No, vabbè, certo, è normale che dispiace prendere il gol al 96esimo, ma non si sta pensando sicuramente a vincere nessun campionato, perché era quasi... cioè, sì, ci stai, te la giochi, però è difficile, lo sappiamo benissimo. Uno, che mancano ancora 6 partite, quindi non era vincere ad Arbus o pareggiare ad Arbus che ti faceva fare la differenza. Vedremo la penultima giornata come sarà veramente la classifica. La penultima credo che abbiate la San Marco. La penultima è la San Marco, quindi... sarà anche quella una bella partita. Chissà, si parlerà sempre di big match. Credo di sì, perché costando così le cose sarà sicuramente uno scontro per decidere chi farà il playoff in casa, e quindi sarà sicuramente importante. Però poi ci sono altre gare, è inutile dire che sono importanti, hanno anche sì, 3 ma punti. Ci sono altre gare, ci sono anche altre squadre che sono sotto di noi, ma sono lì, basta sbagliare altre 2 partite e finisce sesto, cioè, o anche lo stesso Carloforte, che comunque è a 4 punti da noi, quindi è tutto aperto. Grazie Tonio, ti facciamo i complimenti per la tua squadra, per il cammino che state facendo, l'in bocca al lupo per il fine di stagione, siamo sicuri che avremo la Palma protagonista. Poi il campo è difficile stabilire sempre quale sarà il risultato finale, ma sicuramente farete il massimo per ottenere il massimo. Assolutamente sì, grazie, ciao.